Buonasera, buonasera amici sportivi del Mal, siamo 5 a 3. Bisogna vincere 7 regate per conquistare la Coppa America numero 36. Quindi già stasera New Zealand potrebbe portare a casa la vittoria definitiva, ma gli uomini Luna Rossa non vogliono concedere la vittoria molto facilmente. E allora fra poco il Mal andrà a commentare le regate di quest'oggi. Ormai ragazzi stiamo andando verso la conclusione di questo evento sportivo che in questo momento sta andando per la maggiore qui in Italia, visto che ormai tutti noi appassionati sportivi ci stiamo appassionando e stiamo veramente spingendo con tutto il nostro tifo Luna Rossa Prada Pirelli. Ieri purtroppo abbiamo avuto una giornata davvero negativa sotto l'aspetto del vento, che ci hanno fatto subire il primo break di questa Coppa America. Se avete visto il video, adesso qua sopra scorrerà il link per rivederlo. Mentre oggi, insomma, le condizioni meteorologiche e di vento sono rimaste praticamente le medesime degli scorsi 2-3 giorni. Vento medio leggero, intorno ai 9-12 nodi. L'unica variazione è stato il campo di regata, un campo di regata molto particolare dove diciamo che i salti di vento potevano essere molto maggiori e quindi poteva veramente scompaginare un po' le tattiche dei due equipaggi. Un campo di regata dove bisognava comunque stare molto molto attenti a non cadere nelle trappole del salto di vento. Vi dico subito che come al solito in ogni giornata di Coppa America si devono svolgere due regate, ma adesso vi andrò a commentare una sola regata perché la seconda che era in programma non si è potuta disputare, visto che si era fatta una certa, e anche perché il vento non era uniforme su tutto il campo di regate, quindi giustamente i giudici hanno deciso di rimandare la seconda regata a domani notte, e quindi oggi disputare soltanto una regata dove non abbiamo visto sinceramente grandi squilibri in fase di prepartenza come abbiamo visto negli scorsi giorni. Una fase di prepartenza dove New Zealand è entrata per prima al cancello di fase di prepartenza e seguita dopo 10-15 secondi da Luna Rossa. Però ripeto, no? Abbiamo visto sì battaglia e un paio di mosse abbastanza aggressive e interessanti da parte degli uomini di Max Sirena, ma prettamente le velocità erano lì lì e quindi alla fine abbiamo avuto una partenza praticamente a pari, appaiate le due barche, con forse New Zealand un po' più favorita perché appunto ripetiamo ormai da giorni e giorni e giorni che New Zealand sulla velocità di punta e sulla velocità media sia in bollina che in poppa ha qualcosina in più, ha questo benedetto nodo 9.5 in più rispetto a Luna Rossa. Però non ha fatto assolutamente ancora i conti con la manovrabilità e l'intelligenza tattica di Luna Rossa, che nei primi quattro lati si è dimostrata ancora una volta i numeri uno sotto questo punto di vista. Magari appunto soffrono in velocità New Zealand, ma sulle manovre non c'è niente da dire, nel senso che Luna Rossa ha fatto quello che poteva, addirittura in tre circostanze. Per la prima volta nel primo tratto di bollina, poi clamorosamente nel secondo tratto della regata, quindi nel primo lato di poppa, sono praticamente andati fuori dalla ley line per andare a girare la boa e hanno costretto una manovra molto perditempo tra virgolette i newzelandesi e quelli di Luna Rossa, e quindi hanno veramente guadagnato una fracassata di metri. E poi con grandi manovre in copertura da parte di Luna Rossa nei confronti degli avversari, ma anche bravi comunque ad alternare frangenti in cui era meglio seguire il vento e lasciare stare un secondo le mosse tattiche di New Zealand. Quindi insomma Luna Rossa si conferma ancora una volta una barca, ok, forse meno veloce di New Zealand, ma a livello tattico e a livello di intelligenza la migliore rispetto appunto ai newzelandesi, perché veramente inventare queste tattiche, addirittura portare fuori quasi New Zealand dal campo di regata, cioè è una mossa sì rischiosa anche per il punteggio che è,
però ha pagato e alla fine della fiera comunque ha dato molto spettacolo sia a chi guardava dalla televisione ma anche a chi guardava proprio dagli spalti e dalle isole che circondavano il campo di regata. E quindi veramente complimenti a Luna Rossa, perché nei primi quattro lati per due terzi ha fatto veramente tutto perfetto, non c'era niente di imperfetto. Poi però purtroppo nell'ultimo lato di Bologna, dove insomma forse potevamo ancora una volta aspettarci un controllo, un miss fra controllo e inseguimento del vento, arriva purtroppo la frittata, nel senso che New Zealand fa una specie di finta, questo posso dirlo a posteriori, in diretta, come vi ho detto ieri. Non si possono fare questo tipo di valutazioni perché è veramente complicato valutare in diretta le scelte che fanno i due equipaggi, perché loro hanno più dati di noi, hanno un 50% di azzeccare le mosse o meno, e purtroppo ancora una volta, per la seconda volta consecutiva, Luna Rossa paga la scelta strategica proprio la fine dell'ultimo lato di Bolina, e praticamente grazie a un vento ballerino nella loro parte e invece nella parte di New Zealand un vento molto competitivo, molto forte, che permette a New Zealand di volare e di guadagnare secondi e superare Luna Rossa all'ultimo cancello prima di affrontare l'ultimo lato di Po per poi arrivare all'arrivo. E purtroppo, ragazzi, è stata ancora una volta, ripeto, fatale la scelta di Luna Rossa, ma ripeto, lo si può dire adesso, a posteriori, in diretta. Forse tutti potevamo fare questa scelta, perché comunque coprire i kiwi forse era la cosa migliore da fare, però vedendo appunto che nella zona dei kiwi il vento era più sostenuto, ovviamente con Sera del Po sono tutti bravi, però in quel frangente in diretta era forse la mossa corretta da fare per gli uomini di Luna Rossa, e che quindi perdono ancora oggi. Peraltro hanno perso per circa una trentina di secondi gli uomini di Luna Rossa dopo aver condotto praticamente per quasi 5 mezzi su 6, su 6 lati la regata. E ragazzi, il morale incomincia un pochino a, diciamo, ad abbassarsi, ma veramente quasi sotterrarsi col morale. Però ragazzi, finché non si arriva a 7, tutto è possibile. In qualche edizione fa addirittura i Kiwi erano in testa per 8 a 1 e hanno perso 9 a 8. Quindi veramente questa competizione ci insegna che finché non è finita può succedere veramente di tutto. E proprio perché questo sport è anche molto bello, c'è veramente una componente che l'uomo non può controllare, ovvero il vento, visto come sta andando questa Coppa America, che fino a questo momento purtroppo sta decidendo la fortuna per New Zealand e la sfortuna per Luna Rossa. Mi auguro che da domani Luna Rossa abbia un minimo di fortuna che hanno avuto in questo momento i newzelandesi, perché se la merito veramente tantissimo. E quindi niente, siamo in questo momento sul punteggio di 6-3, 4 match point per New Zealand, che domani si vince la prima regata a più dei conti e si porta a casa la Coppa America numero 36. Però penso che alla fine comunque bisogna fare tanti applausi a Luna Rossa, perché ci sta facendo sognare, ci sta veramente facendo incollare al televisore per guardare questa meravigliosa competizione. E quindi niente, ci vediamo domani sera per commentare le regate appunto che potrebbero dare la vittoria definitiva a New Zealand, oppure allungare fino all'ultimissima giornata di questa Coppa America 36, sempre qui sul canale YouTube del Mala.